questa puntata. ISA dimostra come il successo sia anche nel passato. Unimog, un amico per l'inverno in tutta Europa. Rivista e affinata la Toyota GT86 edizione 2017. BMW Serie 5, il futuro è tra noi. Il numero 3 è il tema scelto da Peugeot all'edizione 2017 di Retromobile, il più importante appuntamento dedicato all'auto d'epoca d'Europa, Parigi Port de Versailles. 3 come la Type 3 del 1891, primo modello di serie commercializzato da Peugeot e anche prima autovettura, anzi prima carrozza senza cavalli, immatricolata nel nostro paese. All'epoca la Casa del Leone vantava già oltre 100 anni di storia. Ma questo affascinante quadriciclo costituì una sorta di pietra miliare, visto che segnerà l'inizio di un legame indissolubile fra il marchio Peugeot e il mondo dell'auto. La Type 3 verrà prodotta fino al 1894 in ben 64 esemplari. Di questi, solo pochissimi sono sopravvissuti fino ad oggi. Nella tradizionale nomenclatura Peugeot a tre cifre con lo zero in mezzo, il 3 è anche il numero che contraddistingue i modelli che oggi indicheremmo come appartenenti al segmento C, ovvero le vetture medie, a cominciare ovviamente dalla 301. Questa è la Roadster CR Grand Lux del 1934, modello di punta di una gamma davvero completa. La 301 rimase in produzione fino al 1936 e sarà prodotta in oltre 70.000 esemplari. Se il primo numero rappresenta la gamma, l'ultimo rappresenta la serie, in successione cronologica. Ed ecco esposte, una accanto all'altra, alcune delle più ammirate Peugeot degli anni 50. Una 203 Cabriolet, una 203 Coupé carrozzata da Émile Dalmar e una 403 Cabriolet resa celebre dalle numerose apparizioni televisive nella serie Colombo. Non manca, come sempre a Retromobile, uno sguardo alle più significative concept car. E così a Parigi ritroviamo la Roadster SR1, già svelata nel 2010 in occasione delle celebrazioni per i 200 anni del marchio Peugeot. Uno studio nato per anticipare le tendenze e il design dei successivi e in gran parte attuali modelli del marchio del Leone. Nel 1955 il panorama automobilistico europeo era abbastanza piatto. Vi erano soprattutto vetture nere o grigie. Ma poi arrivò la DS, che al Grand Palais di Parigi si presentò con delle livree coloratissime. Si poteva trovare nello stand una DS giallo champagne col tetto melanzana, oppure in verde primavera con il tetto bianco. Anche gli interni erano colorati e in tinta con i colori delle carrozzerie delle vetture. E non furono tralasciati nemmeno i cerchi delle ruote, che potevano essere azzurri o rosso mattone. Non è un caso che il tema scelto da DS Automobile per Retromobile 2017 sia proprio il colore. Mi trovo all'interno di una bellissima DS Cabriolet per il mercato americano, che ha una livrea molto bella. Si tratta di un bordeaux con degli interni in cuoio naturale. All'interno dello stand si può ammirare anche una DS Break nel bellissimo color blu delta, un metallizzato che è arrivato a fine produzione e che è stato il colore anche dell'ultima DS prodotta. Il tema del colore è ancora nel DNA di DS, come dimostra la E-Tense, presentata al Salone di Ginevra del 2016 e che recentemente ha vinto il concorso di eleganza di Chantilly. La possiamo ammirare in un bellissimo verde intenso.
Per l'edizione 2017 di Retromobile, il più importante salone dedicato all'heritage, Citroën ha scelto il tema dei veicoli commerciali, un settore in cui il marchio ha dimostrato eccezionale creatività nei suoi quasi 100 anni di storia, a partire dal suo tipo H, un autentico mostro sacro in questo campo. È nato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947 per la precisione, e dunque quest'anno festeggia il suo 70° compleanno. Prodotto in quasi 500.000 esemplari, è andato in pensione nel 1981, dopo 34 anni di gloriosa carriera, e ha colorato le strade di tutto il mondo perché dotato di una naturale carica di simpatia. Si può incontrare ancora oggi adibito come stand per fiorai, caffè, street food, dimostrazione della sua grandissima personalità e straordinaria versatilità. Nel 1934 nasce la Traxion Avant, l'auto fortemente voluta da André Citroën e disegnata dallo scultore varesino Flaminio Bertoni. L'esemplare esposto a Parigi è una rarissima 11 commerciale del 1939, ovvero la versione dell'ammiraglia Citroën destinata agli artigiani e ai commercianti. Offre al suo interno fino a 7 posti a sedere, oppure un ampio vano di carico in cui può trovare spazio persino una botte di vino. Un esempio della vocazione tipicamente Citroën per la realizzazione di veicoli adatti a tutti gli utilizzi, da quelli privati a quelli commerciali. La vera star in questa edizione della rassegna parigina è rappresentata dal celebre Auto Chenil, il veicolo cingolato protagonista delle celeberrime crociere Citroën. Questo esemplare in particolare è destinato a rivivere, visto che una scuola superiore professionale e un'università francesi si sono assunti il compito di ricostruire un clone perfettamente marciante, in vista delle celebrazioni del centenario del marchio previsto nel 2019. Il vero volto di Unimog appare nelle situazioni di emergenza, quando freddo e neve bloccano le strade. È qui che il motore universale, l'Unimog, dà il meglio di sé e diventa uno strumento indispensabile. Un esempio vivo di come questo spazzaneve molto speciale possa agire viene dall'area sciistica di Leogang, vicino a Salisburgo. Qui le temperature la notte toccano i meno 20 e cade anche mezzo metro di neve in poche ore. In questi casi gli spazzaneve iniziano il turno di lavoro già alle 5 del mattino, poi un secondo turno a mezzogiorno perché tutte le strade siano libere dalla neve nelle ore serali. In queste condizioni è indispensabile disporre di tecnologie affidabili e sofisticate, come quelle presenti sull'Unimog U430, con 4 ruote sterzanti, electronic quick reverse e alleggerimento della lama sgombraneve. Grazie alle 4 ruote sterzanti, sia le ruote anteriori sia le posteriori possono percorrere esattamente la stessa carreggiata, importante per effettuare lo sgombero in curva con neve alta, dove sono necessari più passaggi sulla stessa traiettoria. L'Electronic Quick Reverse, invece, garantisce un cambio rapido da marcia avanti a indietro e viceversa. Insomma, Unimog, sempre e per tutto. Nata nel 2012, la Toyota GT86 si aggiorna con un restyling di metà carriera che ne rinfresca l'appeal, ma non stravolge il suo carattere sportivo. Rinnovata nel design, capace di accentuare ulteriormente il lato dinamico dell'auto, con gruppi ottici più accattivanti e con una maggiore visibilità grazie all'adozione della tecnologia LED. Il kit estetico viene inoltre completato dal set di cerchi in lega da 17 pollici, anch'essi di inedita concezione, per offrire alla vettura un aspetto più sportivo. Interni da supercar con tutti i comandi a portata di mano, mentre il volante a tre razze ora è multifunzione e comprende i comandi audio. Rimasto uguale il 4 cilindri boxer 2 litri da 200 cavalli, un turbo in grado di garantire uno 0-100 in 7 secondi e 6 e una velocità massima di 226 orari.
La nuova GT86 viene proposta in un unico allestimento battezzato Rock and Road, disponibile con cambio manuale o automatico. L'allestimento può essere completato con due pacchetti opzionali: Sport Pack, che punta ad ottimizzare il comportamento dinamico della vettura con la presenza di spoiler posteriore, sospensioni anteriori McPherson e posteriori a doppio braccio oscillante, e Leather Pack, che punta invece sul lusso, proponendo sedili riscaldati e rivestiti in pelle Alcantara Black con finiture in argento. Ritoccato appena il prezzo, poi, che ora parte da 31.700 euro. Rinnovare un successo è sempre un'arma a doppio taglio. C'è in agguato il tranello di non centrare il bersaglio, ma questa nuova serie 5 di BMW ha invece segnato un altro punto. Dopo quasi mezzo secolo e quasi 8 milioni di esemplari venduti dall'uscita del primo esemplare, la settima generazione è più snella nell'aspetto e con tanta tecnologia a bordo da cambiare il modo di vivere l'automobile. A questo punto mancano solo infrastrutture e la benedizione della legge perché questa auto si possa guidare in completa autonomia. Ma già parcheggia da sola, comandata dalla chiave di avviamento, sistema peraltro molto riduttivo per definire un sistema dall'aspetto di uno smartphone e in grado di accendere l'auto o perfino conoscerne l'autonomia residua e quanto manchi al cambio dell'olio. Di fatto, la serie 5 oggi è completamente nuova, è più leggera di 100 kg, ha un CX ridotto a 0,22 e i sistemi di ausilio alla guida sono così avanzati che potrebbe guidarsi da sola. Auto importante, sfiora dal basso i 5 metri, ha il cruscotto interamente digitalizzato, è all'interno che si ha modo di apprezzare la valanga di tecnologia immessa nell'auto, con contagiri e contachilometri che escono dalla plancia in un connubio ideale tra passato e futuro. L'infotainment è visibile su un display di 8 pollici e 8, ma a richiesta se ne può far installare uno più grande, oltre i 10 pollici, interamente a sfioramento e con applicazioni attive, dal meteo alle condizioni della strada davanti a noi. Per i pigri, che non vogliano nemmeno appoggiare il dito sullo schermo, inoltre, c'è la possibilità di alzare il volume o addirittura cambiare canzone o stazione radio semplicemente con dei gesti, grazie ad una telecamera nella parte superiore del vetro che riconosce le intenzioni del guidatore. Motori, benzina e diesel, per l'ibrida plug-in si dovrà aspettare la primavera, con potenze sempre generose, compresa la sportiva serie M, e una particolare versione destinata all'Italia, con 249 cavalli per mantenersi al di sotto del superbollo. I prezzi della nuova BMW Serie 5 berlina partono da 50.800 euro, mentre la versione top di gamma 540i X-Drive con allestimento M Sport supera i 75.000.